La prego, non faccia tardi, signor Arbicola, e lo dica agli altri. Porti i suoi fratelli. Avverta anche i topolini di campagna. Ditelo a tutti, topi ragno. Andiamo subito. Al tramonto! Al tramonto! Al tramonto! Ci siamo dimenticati di qualcuno, donnola? Ci sarebbe... Sì? La tua e mia amica... Ah, già. Assicurati che capisca bene che non abbiamo indetto questa riunione perché lei possa inghiottire tutti i presenti. Speriamo bene. Che cosa stai facendo, Tasso? Non lo vedi? Sto allargando la mia tana. Stanno arrivando molti abitanti del bosco, donnola. Perciò cerca di renderti utile. E come, Tasso? Per esempio raccogliendo qualche lucciola. Avevo immaginato che si trattasse di te, gufo. Spero non ti aspetterai che noi scendiamo là sotto, vero? Sì. È fuori discussione. Non scenderò in quel buco. Te l'avevo detto. Colui che abita nel sottosuolo prima o poi perderà certamente la sua strada. Invece colui che vive nella luce sicuramente troverà l'illuminazione. Gufo, so che posso contare su di te per dare l'esempio e ci tengo ad assicurarti che la mia casa è pulitissima. Se la metti così... Bene, questa è fatta. Salve scoiattoli, seguite i tritoni. Lepri, seguite i topolini. Non siamo in ritardo, vero Tasso? Immagino saprai anche tu come sono le femmine. E ci vuole un secolo per prepararsi. Secondo te è sempre colpa mia? Naturalmente. Allora, ci siamo tutti? Spero di non essere l'ultima, Tasso. Qualcuno doveva esserlo. Segui pure le lucciole e non mangiartele. Accidenti. Avevo proprio voglia di una manciata di lucciole. Dunque, ascoltatemi tutti. Manca ancora qualcuno. Chi? Lo sai benissimo. Scusatemi, mi dispiace. Sono arrivato troppo in ritardo, Tasso. Sei sempre in ritardo comunque, Talpa. Dunque, amici, vipera, compagni dei boschi. Che è successo? Non ho ancora capito. Ti dispiace arrivare al punto? Non c'è bisogno che vi sottolinei la gravità della nostra situazione. Ormai sappiamo che da quando sono arrivati i giganti che smuovono la terra... La vita nel bosco natio è diventata pericolosa ogni giorno di più. Ed è un problema di tutti. Sono ancora qui. All'inizio hanno distrutto il nostro habitat e adesso...
Hanno riempito di terra il nostro stagno! Riempito il nostro stagno! Nonostante questo, siamo ancora tutti qui. Sanguinanti, ma ancora invitti! Esiste ancora una via d'uscita a questa situazione? Ma insomma, quale può essere la soluzione dei nostri problemi? Sto arrivando! Sto arrivando! Sono sicuro, per esempio, di non dover ricordare a nessuno che qualche tempo fa, nello stagno del nostro bosco natio, abitavano ben 47 rospi indigeni. Non vi chiedete dove sono finiti? Che è successo all'ultimo rimasto? Quel pomposo, arrogante, rospo. Che è sempre stato così... caro a tutti noi. Un momento, donnola. Che cos'è? Lasciatemi pensare. Direi che sembrerebbe... sì? Una zampa. Eccomi qui, amici. Sono arrivato. Rospo. La tua capacità deduttiva è sempre incredibile, Tasso. Sempre il vecchio gufo. Sempre il vecchio raspo. Scommetto che non speravate di rivedermi, è vero, amici? Ti sbagli, ero sicurissima che ci avresti rintracciati. Ma dove sei stato? Dove non sono stato, piuttosto. Sono stato catturato contro la mia volontà. Mi hanno preso di sorpresa e portato via. In un barattolo della marmellata. Ma per tutto il tempo non ho fatto che ripetermi: Rospo, tu devi tornare a casa. Ed è stato il pensiero di voi che mi ha dato la forza. Fantastico. Devo tornare dai miei amici, continuavo a pensare. Devo tornare al mio... stagno? Esattamente. A proposito di questo, ho paura... che c'è? Abbiamo delle pessime notizie, Rospo. Si tratta del tuo posto, Rospo. Vedi? È stato riempito. Che cosa? Ti spiego, Rospo. Devi sapere che ci sono stati molti cambiamenti durante la tua assenza. Ma il mio stagno... completamente andato, purtroppo. E la pozzanghera dei tritoni? E il torrente? Ormai è ridotto a fanghiglia. Ed è per questo che abbiamo indetto questa assemblea, Rospo. Non c'era assolutamente nient'altro da fare. Adesso bisogna affrontare i fatti, amico mio. Come comunità non siamo certo finiti. E l'uomo e le sue macchine se ne accorgeranno. Non parlatemi di quelle macchine. Io le conosco bene. Quindi penso sia ormai chiaro a tutti i presenti che... se non troviamo un altro buco con l'acqua nei prossimi giorni, al massimo... ci troveremo in una situazione alquanto insostenibile, se capite a cosa alludo.